Ciao a tutti, benvenute e benvenuti in un nuovo video Pandora. Allora, io lo so che vi sarà preso, non lo so, un colpo, veramente un colpo, dopo aver letto il titolo, di questo video e soprattutto per chi non mi segue su Instagram sarà un po' una novità questa, però ho deciso di vendere parte della mia collezione Pandora perché era lì ferma, inutilizzata nel portagioie. E mi dava veramente fastidio. Gran parte delle cose le ho già vendute, veramente a malincuore, però comunque per fortuna sono andate a persone che più o meno conoscevo, quindi sono veramente tranquilla e sicura che ne faranno buon uso piuttosto che lasciarli fermi lì nel portagioie. E quindi sono serena per questo motivo. Allora, vi farò vedere le cosine che sto vendendo. E se riesco vi metto anche le foto dei vari prezzi, perché ho già pubblicato un po' nei gruppi, eccetera. Nel caso foste interessati, vi chiedo la gentilezza appunto di scrivermi su Instagram. Mi trovate come Benny-Benny21. Vi lascio il link giù nell'info box o comunque il mio nome. E che dire? Niente, direi di iniziare subito. Ho fatto un po' di rivoluzioni nel mio universo Pandora perché, come sapete, voglio finire e continuare tutto il tema Alice in Wonderland. Ci sono un sacco di braccialetti che avevo iniziato e che non utilizzavo, per cui sto valutando se vendere altre cose, oltre a quelle che vedrete, oppure no. Però sicuramente mi fa piacere che sono pezzi che comunque vanno in buone mani. Allora, al momento delle cosine che mi sono rimaste, ve le faccio vedere qui così ve le vedete bene bene. Ho un pezzo che non mi aspettavo di non vendere perché in realtà pensavo che questo, ovvero il bracciale che ho ricevuto in omaggio con la spesa di 129 euro, pensavo di riuscire a venderlo subito. Invece è ancora qui e questo qui lo vendo a 50 euro. Comunque, per quanto riguarda le spedizioni, io spedisco con Posta 1, quindi al prezzo che vi dico ci sarà da aggiungere ovviamente le spedizioni di 2,80 euro con Posta 1. I pagamenti ovviamente li accetto su PayPal e per quanto riguarda foto, video, eccetera, perché chi viene da questo video vede già il video, quindi non penso che mi chiederà altre foto, però se siete veramente interessati chiedetemi pure foto, video e tutto quello che volete. Questo bracciale è una misura 2, io non so a quanti centimetri corrisponda, perché quando io l'ho scelto sul sito c'era scritto semplicemente 50, scusate, c'era scritto semplicemente 2, misura numero 2. A me sta stretto, per questo lo sto vendendo. Mi piace pure, lo avrei voluto perché non ho nessun bracciale così, però non lo uso e mi sta stretto, quindi piuttosto, ripeto, che tenerlo fermo immobile lo vendo. Quindi dicevo, la misura numero 2 credo corrisponda a 17 centimetri, è comunque un componibile perché si può tranquillamente staccare questa palletta e si può infilare il charm all'interno del bracciale senza alcun problema. È praticamente nuovo, ma tutte le cose che vedrete sono nuove, quindi non vi preoccupate, perché su questo potete andare sicuri. Ecco, magari se siete realmente interessati e mi contattate, vi faccio anche bene le foto delle punzonature, eccetera. A me importa vendere le cose che non utilizzo perché giustamente tenerle lì ferme mi scoccia tantissimo. Poi gli altri sono tutti charm, quindi prendo la mia asticella. Adesso vi faccio vedere tutte le cosine che sto vendendo. Mi dispiace anche scusate per quest'unghia orrenda, ma si è rotta. Dicevo, mi dispiace anche venderle, però è inutile veramente tenere tutte le cose che non uso lì ferme. Preferisco tenere solo quelle che utilizzo ed era uno dei miei buoni propositi per il 2021, quindi utilizzare e tenere solo le cose che realmente uso, mentre le cose inutili ovviamente disfarmene. Ed è quello che sto facendo anche grazie al vostro aiuto, perché sicuramente sono pezzi molto carini che potrebbero servirvi. Allora, un altro pezzo che vendo a malincuore
e questo è leggermente usato. Non ricordo che prezzo ho messo a questo charm. Questo qui è leggermente usato perché l'ho preso 2 anni fa, quindi ogni tanto l'ho indossato, però in realtà è come nuovo, non ha difetti. Basta un pochino, insomma, disinfettarlo per benino e torna come nuovo. Lui è troppo carino, cioè è topolino. La testolina di topolino, se non sbaglio lo vendo a 25 euro, non mi ricordo dalle foto, se riesco ve le metto, più le spese di spedizioni di 2,80 euro, quindi insomma anche lui veramente super super cute. Tra l'altro, per chi farà il bracciale Disney, ho anche un'altra piccola chicca, che è il charm pendente. Questo proprio mi piange il cuore, ve lo faccio vedere. Mi è volato, ed è lui. Ve lo faccio vedere bene perché è un pochino particolare, perché sta leggermente storto, ma è fatto così il bracciale, nel senso che l'anellino cade un pochino più stortino, cioè il castello cade un po' più storto rispetto a come è l'anellino, ma è troppo bello. E lui è ovviamente il castello Disney, che sta perfetto perfetto sui bracciali a tema Disney. Io non lo metto in quello di Alice perché voglio che sia totalmente a tema Alice, però devo dire che ci starebbe anche bene. Però fa nulla. Questo io l'avevo pagato tipo 80 euro e lo sto rivendendo a, non mi ricordo, se trovo vi metto la foto. È veramente un prezzo stracciato dal momento che è praticamente nuovo, e sono disponibile a vendervelo anche con la box del Disney Parks che mi era arrivata con l'acquisto di questo charm. L'avevo acquistato sul gruppo da una personal shopper, quindi potete stare super sicure, anche perché non sto mettendo in vendita niente di cui non sono sicura della provenienza, anche se non ho i certificati. Ad esempio avrei anche questa murrina qui rosa che non uso, però non la metto in vendita perché non sono sicura sia un originale Pandora. E quindi nulla, lui è un altro pezzo strabello che sto mettendo in vendita. Poi il favoloso e super cute gelatino, questo è pazzesco, anche di lui non ricordo il prezzo, quindi vi metterò la foto. E nulla, è troppo carino secondo me questo gelatino, mi piace tantissimo, con il suo cuoricino in mezzo agli zirconi. Come vedete è proprio nuovo, anche gli zirconcini non sono per niente inglobati, perché ripeto per la millesima volta, questi non li ho mai utilizzati. Io praticamente ho comprato tutti questi charm con la foga di farvi vedere le novità e gli ultimi pezzi usciti, senza pensare a dove metterli realmente, quindi adesso sto un pochino cambiando anche questa cosa, cerco di acquistare solo i charm che effettivamente so dove posizionare, altrimenti viene fuori un paciugo e accumulo cose che poi non utilizzo. Vendo anche questo. Ebbene sì, anche questo in vendita, è un gioiello veramente molto bello e luminoso. Anche questo qui l'ho preso così velocemente senza sapere dove metterlo e ora appunto è lì fermo. È molto carino però e dà molta luce. Dalla videocamera in realtà non si vede tutta la luce che emana. È veramente molto bello. E lo avevo preso, questo mi sa, sul sito di Pandora, non da una gioielleria, con i saldi. Bello, 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 mi piace veramente un sacco. Poi, questi piacciono veramente a tutti. Faccio vedere. Eccoli qui. E poi ci sono loro, che sono i Ticket. Sono praticamente nuovi e li amo, sono bellissimi. Della collezione di San Valentino dell'anno scorso, se non sbaglio, Free Hug, Free Kiss, e ovviamente sul retro hanno tutte le loro... Cosa c'è scritto sul retro? Aspettate che non ho mai visto. Ah sì, Valid for Unlimited Use, e sono troppo troppo belli. Qua c'è... Sono troppo troppo belli e qua c'è anche la loro punzonatura. Bellissimi veramente, io questi li... Non lo so, li avrei anche tenuti da mettere in un altro bracciale che ho. Però se qualcuno li vuole prendere sono più contenta, così li può utilizzare senza alcun problema. Oggi ho il focus che va e che viene, non ho capito perché, ma va bene, tutto ok. Poi un altro pezzo che sto vendendo è lui... Il gattino
Guardate che carino, è troppo troppo carino. È il gattino con le zampette super cute. Molte cose le ho già vendute, tipo la zampina, alcune murrine, una clip. Sono super felice di avere monetizzato su cose che comunque non utilizzo. Veramente sono troppo felice. E quindi, non lo so, anche lui vorrei che qualcuno lo adottasse perché veramente mi dispiace lasciarlo fermo e inutilizzato. Lui era uscito, mi sa, 2 annetti fa, però non l'ho mai utilizzato se non per fare foto, video, eccetera. Quindi è praticamente anche lui nuovissimo, per cui nel caso vi interessi io sarei super felice di farlo adottare ad alcune di voi. Mi raccomando, vi rilascio ovviamente il nome del mio Instagram perché mi dovrete contattare in DM, quindi per messaggio privato. Ok, per quanto riguarda la mia collezione, volevo vendere anche altre cose, però per il momento mi fermo a queste, altrimenti poi diventa troppo dispersivo e sto ancora cercando di ragionare cosa vendere o cosa no. Le altre cosine che avete visto su Instagram e che non ho fatto vedere nel video, significa che comunque sono state vendute, quindi insomma. Al momento ho in vendita un bracciale e qualche ciarmino che è veramente carino. Quindi, ecco, nel caso foste interessate e non aveste approfittato dei saldi di questo periodo, sapete che avete un'alternativa valida. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. Fatemi sapere se volete qualcosina dalla mia collezione. Io vi mando un grosso bacio e nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao!